Ciao a tutti, oggi vi proporrò il meraviglioso secondo piatto che avevate visto nel mio video di cosa mangio in un giorno, ossia il salmone cremoso con patate e carciofi in padella. Potrebbe essere considerato anche un piatto unico completo, sia per tutti i giorni che per il cenone della vigilia. Super buono, gustoso e facilissimo da fare, visto che si cuoce tutto nella stessa padella. Per prima cosa dovremo pulire i carciofi. Taglieremo la prima parte che resta sempre coriacea e poi toglieremo le foglie più dure. Dopodiché divideremo il carciofo in quattro parti ed elimineremo la barbetta che sta al centro. Faremo lo stesso procedimento con tutti gli altri carciofi e poi li mettiamo da una parte e ci occupiamo di pelare una patata grande che poi ridurremo a fettine sottili con l'aiuto di una mandolina. Adesso sarà il turno dei tranci di salmone che dovremo privare della pelle e delle eventuali lische, così come vi sto mostrando in video. Faremo la stessa cosa anche con gli altri due tranci. Ora ci trasferiamo sui fornelli. In una padella antiaderente o in pietra faremo rosolare per qualche minuto uno spicchio d'aglio con olio extravergine d'oliva. Poi aggiungeremo le patate, aggiustiamo di sale e le facciamo cuocere per 5 minuti a fiamma vivace, rigirandole spesso. Dopodiché aggiungiamo i carciofi, abbassiamo la fiamma, aggiustiamo di sale, copriamo e lasciamo cuocere per altri 5 minuti. Trascorso questo tempo aggiungeremo 2 scodelle e mezzo d'acqua calda o comunque fino a ricoprire leggermente la superficie delle patate e dei carciofi in modo tale da farli cuocere per bene. Copriamo e lasciamo cuocere per altri 10-15 minuti a fiamma bassa. Trascorso anche questo tempo aggiungeremo i tranci di salmone, un po' di sale e lasceremo cuocere coperti 5 minuti per lato. Attenzione perché il salmone, per restare super tenero e cremoso, non deve cuocere troppo. Ed ecco qui il nostro piatto completo pronto per essere gustato. Adoro alla follia l'abbinamento di questi sapori. È tutto equilibrato e ogni cibo prende il sapore dell'altro. Le patate sanno di carciofi e salmone, i carciofi sanno di salmone e patate. E il salmone è così buono che ti fa chiudere gli occhi quando lo mangi. Con la sua consistenza cremosissima e scioglievole è davvero la pietanza giusta per le feste. Dovete assolutamente provarlo, è troppo buono. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo ai prossimi video. Ciao!